Siccome sono una persona poco furba in tutto questo tempo, non ho ancora fatto le missioni né per i coloni né per i Raider. Quindi ho pensato, andiamo a svolgerle entrambe. Però prima posso salire anche di livello. Rieccoci a fondazione. Ma... scusami? Perché c'è un ardente qua in città? E sta sparando a gente a caso? Totalmente. Tra cui anche me adesso. E c'è un tizio di livello 378. No, no, ma voi state pure tranquilli. C'è solo un ardente qua in mezzo a voi, eh. No, no, fate pure con calma, eh. Una freccia nel ginocchio. Ognuno al suo lavoro e questo posto diventerà una favola. What? Cos'è appena successo? Va bene, ok. Non lo so. Perché questo tizio era qui a Foundation e nessuno gli stava dando peso? Iniziamo con una missione per Foundation. Seguiamo questa. Ehi là, Luca Ward. Finalmente qualcuno che ha il fegato di aiutarci. Finalmente qualcuno che mi parla. Un raffreddamento ad acqua. Se potessi riportarci. Se un sega ossa? Te ne saremmo grati. Abbastanza da ricompensarti. Guarda, tanto piacere se mi date i soldi. Eccellente. Fortunatamente su oggetti simili mettiamo sempre una trasmittente. Posso e vai. Indicarti l'ubicazione generica, ma dovrai avvicinarti per ottenere quella esatta. Vabbè, ci sta. Quindi devo andare a tastoni finché non trovo la vostra roba. Equipaggiamento, meglio è. Come sempre. Fai e poi il massimo ti ringrazio se capita. Riusciremo a trovare questa sega ossa? Chi lo sa. Convinci il ladro a pagare la merce. Sarà sicuramente così facile. Vediamo, ora dovrei essere a portata. Perfetto. Usa la stazione radio per trovare la merce rubata. Eccola qua. 46%, 47, perfetto, quindi non siamo lontani. 43, ci stiamo allontanando. Acqua, acqua. Focherello, focherello leggero, fiammifero. Che siano loro i ladri? Può essere. Già, ti ho trovato. So che vuoi quello che ho preso, ma serve a noi quanto a loro. Sei sicura? Perché ti serve? Vediamo. Ehi, chi è il testa di cazzo? Madonna. Ci avete ragione, stavamo discutendo. Non ho le allucinazioni, giuro. Ma porca miseria, gli ardenti in questo momento? Oh no! E siete scemi allora, eh? No, è morta! Stai bene? Non stai morendo, vero? Odio quando le cose si mettono male. Dicevamo, perché ti serve? Mio nonno ha una gamba in cancrena. Dobbiamo amputargliela. Senza questa sega l'operazione potrebbe essere rischiosa e ucciderlo. Non lo so, eh. Potrei fidarmi dei predoni alla fine. Proviamoci. Ci sto. È un piacere fare affari con te. Ci deve pure essere della merce migliore. Basta con questa merda. Lo so. Certo non è stata la cosa migliore per i coloni, però ci ho guadagnato qualcosa. Faccio forse schifo? Può essere. E siccome abbiamo fatto la missione per Foundation, probabilmente se ora faccio una missione per i predoni ci sarà la scelta di aiutare i coloni. Quanto ci fai? Sarebbe un bilanciamento perfetto della cosa. Eccoci invece alla casa dei predoni. Ma tu sembri un Minuteman. Ehi là, avete roba per me? Ma tu sembri la tizia di prima. Grazie, non si mette in carreggiata. Grandioso. Adesso devo perdere tempo anche con te. Ti manda Meg, vero? Cosa vuoi? E sbrigati, ho da fare. Porca troia, ti sparo una freccia in mezzo agli occhi ora. Quasi quasi aiuto Foundation. Però prima è giusto tastare un po' tutti e due i terreni. Ah, capisco. Ti annoio facilmente. Ma questa è una tuta spaziale? Oh, ok, grazie.
Ma c'è una tuta spaziale veramente? Grazie. Non è che mi annoi, è che c'è sto coglione che sta suonando il pianoforte. Ecco, basta un po'. Dicevamo, scusami. Sono solo venuto a parlare. Sei davvero una recluta. Se stai cercando pare. Di togliermi alla sprovvista solo perché sei qui da poco, non funzionerà. Dimmi che vuoi e basta. Dio mio, ti sparo una freccia ora. Che cazzo di problemi davvero hai? Davvero mi fai perdere tempo solo perché vuoi parlare dei miei problemi? Qualcosa mi dice che faresti meglio a filartela finché sono ancora di buon umore. Porca troia, io ti ammazzo ora, sappilo. Potrei spezzarti in due. Bene. Come avrai potuto notare, non sono un peso massimo. E siccome ho 18 anni, gli altri credono di poter fare i prepotenti con me. Ah, è la piccolina del gruppo. E non farti illusioni, recluta. Fammi un torto e ti taglierò la gola prima ancora che tu possa chiamare la mammina. Dio mio, io ti spezzo veramente, signorina. Fammi guadagnare un po' di tappi, stronza. Stai cercando lavoro? Beh, perché non l'hai detto subito? Perché tu hai iniziato a rompere il cazzo. L'attrezzatura per le comunicazioni non dura molto. Quindi mi serve qualcuno che mi procuri pezzi di ricambio. Ti va? Se mi paghi, cosa ci guadagno? Beh, intanto non sarai nella mia lista nera. Poi avrai da la piccola 18enne fa la bulla. E anche qualche tappo. Già qualcosa. Va bene. Mi servono delle valvole termoioniche. E grazie a delle informazioni. Adesso vado a spaccare quel pianoforte. Aggiornerò il tuo Pip-Boy con tutte le informazioni necessarie. Ricordami, occorrono pezzi utilizzabili, non ferraglia qualsiasi. Va bene, qualsiasi e si è bloccata. Valvole termoioniche? È da un po' che non andavamo qui. E andiamo alla ricerca delle valvole termoioniche. Chi è quello? È un ufficiale ferale. Ci penso io a te, stronzo. Ma pezzo di merda. Ma perché non muori? Grazie. Fermi. Dov'è il mio fucile da caccia? Che fine ha fatto? Ma questo non è il mio fucile da caccia col silenziatore. O sì? Non lo so. Forse ce l'ha il silenziatore, ma mi hanno sgamato comunque. Fermo. Ecco fatto. Grazie. Eh sì, è silenziato, ma fa un sacco di rumore. Ma porca miseria, non ci si può fidare neanche delle modifiche. Ehi là, ma... l'interazione coi personaggi, scusami. Questi ardenti stavano combattendo contro quel tizio e il tizio è lì che fuma tranquillamente. Allora, cerchiamo queste valvole termo-yoshi. Una è qui vicino. Eccola qua. La prossima non è lontana. Oh, fermo. Oh, ci so ancora fare come cecchino. Ecco la seconda. Questo è un martello? No, è uno spazzolone. Take me home to the place I belong. Scusate. Di poco. Dove vai? Aspetta, fermo. Tutto risolto. Allora, colpo in testa. Non c'è più la testa. Ehi, buongiorno. Ma porca. Ma perché non funziona più niente con teste gioco? Ecco fatto. Correre da nessuna parte, stai lì. Buongiorno. Ma porca miseria. 20 anni che non uso quest'arma ed era pure scarica. Vediamo, morirà per il fuoco, manco per il cazzo. Dove si troverà quest'ultima valvola termo Yoshi? È vicina. Eccolo là, un nemico. Ah, eccoti. Ma porca puttana. Sempre nel momento più sbagliato finisco le munizioni, eh. Eccola qua. Dobbiamo ripararle presso il banco da lavoro da artigiano, va bene. Ecco qua un tavolo da artigiano pronto all'uso. Piombo, rame, beh. Come se sti materiali ne avessi a iosa io, eh. Tieni. Bene, spero che ne sia valsa la pena. Ho effettuato le riparazioni, direi che una ricompensa più che doverosa.
Ti direi anche di sì. Direi proprio di sì che è doverosa una ricompensa. Ma siccome la mia intelligenza non è ancora così alta, un metodo semplice c'è. Me ne vado a casa, mi prendo un Mentaz e dopo torno qui. Ma adesso voglio provare sta tuta spaziale, aspetta un attimo. Ma che figo, quasi quasi sai che mi tengo questo come costume ora. Oh, meno male che le Mentaz le ho tenute alla fine. Rieccoci qua infatti. Mi prendo il mio bel Mentaz e ora dammi i soldi. Dammi i soldi visto che ti ho riparato la roba. Dici davvero? Fammi dare un'occhiata. Sono stato bravo, eh. Cambio di qualità, cavi ok, porte d'ingresso ed uscita pulite. Beh, visto che mi hai fatto risparmiare tempo prezioso, posso darti qualche tappo in più. Beh, mi pare anche il minimo, no? A volte ci si dimentica le cose, le buone maniere, tipo. Lo sapevo. Ma io ti spacco la faccia. Quei tappi. Solo gli idioti lavorano gratis qui. Io ti spacco la faccia. Beh, 80 tappi. Beh, che dire, eh? Siccome questo video non è stato completissimo, da qui arriva l'idea di oggi. Stasera in live continueremo Fallout 76 e faremo tutte le missioni che circondano quello che è la missione dei coloni e la missione dei predoni. Quindi vi ricordo che in descrizione trovate il link per trovarmi sul sito Viola. E vi faccio anche questo spoiler: fate attenzione al video di domani, che sarà qualcosa di speciale.